Chi riesce ad abitare la vita vede il mondo in maniera diversa, non vede più vuoti o punti indifferenti. Quando vedi il mondo dopo una malattia o dopo un lutto, ti appare nudo e così dovrebbe essere guardata la nostra vita, con quella nudità, con quell'essenza, con dei dettagli infiniti. Le parole sono tutte le direzioni e tutto il tempo, mentre le azioni sono una sola direzione e un solo istante. Per questo sono più importanti i gesti delle parole. Lasciamo un po' di silenzio per riuscire davvero con un gesto semplice che è quello dell'ascolto, degli occhi aperti, di sentire che la vita va abitata. Il vento si alza presto e ad ogni ora ringiovanisce. È senza patria, si sradica e trascina, non ha in sé domande e, come ha sempre fatto, inaspettatamente mi denuda. Mi apro interamente di fronte alla notte nera, scavo per estrarre dal suo ventre la luce. Mi immergo nel profondo, là nella notte, e quando il sole e il sangue si depurano, e dove la vita quietamente si rivela, con le vostre ferite divenute oro, fate i segni alle porte e apritele alla vita che transita. Passate questo stretto e scorgete quanto è vasto il regno di chi non ha luogo. In quel tempo Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo, e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: «La gente chi dice che io sia?» Ed essi gli risposero: «Giovanni il Battista, altri dicono Elia e altri uno dei profeti». Ed egli domandava loro: «Ma voi chi dite che io sia?» Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell'uomo doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti, dagli scribi, venire ucciso e dopo tre giorni risorgere. Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va dietro a me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Gesù dirà: «La gente, chi dice che io sia?» La risposta è bellissima, ma sbagliata. Alcuni dicono: «Sei un profeta, una creatura di fuoco e roccia». Altri diranno che sei Elia, creatura di fuoco e luce. Altri che sei il Battista, il respiro di Dio. E Gesù chiederà però ai suoi: «Ma voi, chi dite che io sia?» E la risposta non è nella formula del catechismo, ma è un eco dentro di noi che riempie i silenzi dell'anima, è una vibrazione di affetto. Sento che sei il cuore profondo delle cose, sento che non mi lasci mai, che mi risvegli da tutte le mie notti, che sei carne della mia carne. Non servono studio o letture, né libri o formule di catechismo. Ognuno di noi, uscito dalle mani di Dio, ognuno di noi caduto e risorto, può rispondere a questa domanda. Non dite a me:
Cos'è l'inferno e il paradiso? Dico spesso alle persone. Ditelo a una coppia di genitori a cui è morto un figlio. Cos'è l'inferno e cos'è il paradiso? La Bibbia è piena di nomi di Dio. Sorgente, fuoco, rugiada, vino, carezza. Un salmo lo chiama roccia e nido. Ma sono ancora i nomi degli altri. Serve il tuo sapore di Dio, quello che nella carne e nel sangue te l'hanno rivelato. Perché la verità tutta intera sarà capita solo alla fine. Tutta la nostra vita sarà un provarci e riprovarci ancora. Il nostro pensiero deve rimanere vivo, senza solidificarsi in un pensiero definitivo. Lo Spirito Santo è vivente e non puoi chiuderlo in nessuna visione spirituale. Gesù ci chiede sempre di allargare il cuore, di allargare la mente, gli orizzonti, e per farlo occorre spezzare tutte le forme. Pietro non capisce questo, perché era legato alle teologie del suo tempo. Pensava ad un Messia trionfante. Se vediamo la storia travagliata del cristianesimo, notiamo che c'è qualcosa che porta il cristianesimo a una continua frammentazione. E tutto ciò che credevamo fosse definitivo sta crollando. Non sono gli uomini che lo fanno crollare. È un dilatarsi della coscienza umana. È un avvicinarsi di Dio. È una purificazione da tutto quello che abbiamo pensato e visto finora. Vivo qui nel mio presente, portato dentro il cuore. Vivo senza scappare per vie senza tane. Le parole e le azioni non si incontrano più. Nel correre dei giorni, nella fretta dei gesti, abito la vita, carezzo la realtà, nutro questa vita, amo ciò che dà. E se il nostro smarrimento di oggi non fosse il segno dell'avanzamento del male, ma della presenza di Dio, dell'avvicinarsi, del cambiamento, come luce silenziosa del mattino, come sole discreto, tu ci avvolgi senza ferire, pietoso dei nostri occhi stanchi. Tu, Gesù, sei per natura un fuoricoro, un fuori confini, fuori le definizioni, soffri la restrizione. La nostra speranza è che anche tu, per grazia, sei fuori come noi, e in quell'oltre ci si può finalmente incontrare. Aiutaci a non disperare e ad esserci quando l'amore si risveglierà. Il Vangelo è concreto e la nostra vita dovrebbe essere concreta. La concretezza è stare dentro la vita senza scappare e amare la vita come la ama Dio, accordando in noi tutte le forze, l'intelligenza, la libertà, la passione e la creatività. Proviamo in questa settimana ad abitare la vita, a provare semplicemente a vivere con tutto quello che c'è. E allora possa la via crescere con voi, il vento essere alle vostre spalle, il sole scaldare il vostro viso, e possa Dio tenervi nel palmo della sua mano. Prendetevi tempo per amare, perché questo è il privilegio che Dio vi dà. Prendetevi tempo per essere amabili, perché questo è il cammino della gioia. Prendetevi tempo per ridere, perché il sorriso è la musica dell'anima. Prendetevi tempo per amare Dio e le persone accanto a voi e la vita con tutto quello che c'è, perché la vita è troppo corta per essere egoisti.